Ma che gol ha fatto Simone Puletto? Clamoroso da centrocampo. Il giovane ragazzo penso che se lo ricorderà per tutta la vita questo gol contro il Napoli, appunto dalla metà campo. È stato un pochettino distratto anche Meret, dobbiamo dirlo, eh. Però lui ci ha tirato proprio con personalità e l'ha insaccata. Ragazzi, intanto benvenuti a tutti in questo mio nuovo video che vi invito a supportare con un bel like, con un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ad attivare la campanellina delle notifiche e a seguirmi su Instagram, link in descrizione. Ragazzi, Napoli-Spal amichevole, sgambatura, il risultato conta e non conta, però sto ancora vedendo la partita e il Napoli non ci sta, vuole assolutamente vincere questa amichevole. Osimhen adesso si era mangiato un gol a tu per tu col portiere, non si sapeva cosa doveva fare. Invidio il clima, ragazzi, il clima, tutta quest'acqua fresca, proprio una manna dal cielo. Qui io sono a Roma, come tutti sapete, fa un caldo incredibile. Se non accendo il condizionatore, mi sfiato, mi sfiato. Che dire, ragazzi, il primo tempo del Napoli, abbiamo visto alcuni. C'erano pochissimi titolari, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas e abbastanza, non dico panchinari, però seconde linee. E a me è piaciuto molto Zanoli, ragazzi. Zanoli quando parte non lo fermi ed è per questo che hanno stoppato l'acquisto di Faraoni. E per me Garcia vuole tenersi Zanoli perché su quella fascia, quando parte è un Kawasaki, è una moto Guzzi, a Roma si diceva, sembra una moto Guzzi. Eccolo, ragazzi, il Napoli sta tentando di vincerla questa amichevole, perché non ci vuole assolutamente stare. La Spal si è difesa, ha sprombattuto, perché se ti metti di pari livello dal punto di vista del gioco con Napoli, puoi prendere le imbarcate. Invece la squadra di Di Carlo ha aspettato il Napoli tutta dentro la propria metà campo dal primo all'ultimo, tranne quel tiro da centrocampo che è un jolly, è stato un jolly assurdo. Il primo tempo, dicevo, Demme ha giocato al posto di Lobotka, cercava di iniziare qualche azione degna di nota. Ho visto molte abbastanza ripartenze da parte del Napoli. Garcia quest'anno le userà molto. Si è dato da fare Politano, ha sfiorato più volte il gol con una clamorosa rovesciata. Se faceva quel gol era da applausi. Non dico come quello di Puletto della Spalla, però ci stavamo lì, insomma, Eurogol. Quindi oggi questa amichevole non possiamo dire che non è stata giocata da tutte e due le squadre. Il Napoli magari è stato un pochettino troppo lezioso là davanti. È finita? È finita. 1-1. Dicevo, il Napoli è stato un pochettino troppo lezioso là davanti quando Osimhen arrivava vicino alla porta del portiere della Spal. Invece di tirare la passava, era altruista. In un'azione gli ha detto a Kvaratskhelia: tieni, segna. Il georgiano ha tirato in porta una bordata abbastanza forte, bella indirizzata sotto l'incrocio, invece ha preso la traversa e è andata fuori. Poi dobbiamo dire anche che Raspadori si è mangiato qualche golletto e poi c'è stato questo gol incredibile di Filippo Puletto che rimarrà negli annali della sua carriera. Buona l'azione del gol di Anghissà, c'è stato lo sviluppo dell'azione, c'è stata sulla fascia con Zielinski che ha messo al centro. Osimhen ancora altruista, ha fatto il velo per Anghissà che è arrivato diretto con un bel tiro e l'ha messa nel sacco del portiere della Spal. Che dire, ragazzi, questa partita finisce qua. I napoletani, i giocatori volevano vincerla, come ho detto all'inizio, non è stato così, però è una sgambatura. È normale che nelle amichevoli ci può stare anche un risultato, magari che all'inizio sembrava impossibile, però è questo il pre-campionato.
ti aspetti un risultato, invece ne arriva un altro. Pareggio del Napoli con la Spalle in quel di Maro, in Trentino Alto Adige, che stanno freschissimi, belli, condizionati dal tempo, senza problemi di calura, problemi di afa. Qui c'è l'afa, invece là stanno belli, 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 freschi, freschi, freschi. Ragazzi, il Napoli pareggia. Ho visto delle trame di gioco un pochettino identiche a quelle dell'altro anno. Credo che Garcia non cambi radicalmente modo di giocare, a parte queste ripartenze che le squadre del francese le adottano sempre. Lui in qualsiasi club va ad allenare, è d'obbligo che almeno due o tre volte, d'obbligo, insomma è risaputo che almeno in due o tre fasi della gara, in due o tre transizioni, lui usa le ripartenze come spada di Damocle nei confronti delle difese avversarie. Vedremo quest'anno come si comporterà la squadra di Garcia. Ragazzi, lasciate un like a questo video per supportarlo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Che gol che hai fatto, Apuletto! Mamma mia, se ci ritiri altre 100 volte, non so quante altre volte segnerai ancora, però ti devo dire bravo, che ci hai provato, è stata tua intenzione e non è stato fortuito. Ciao, al prossimo video!